eccoci tornati in diretta con lo speciale della mezz'ora d'aria di oggi dedicato all'incontro con la provincia di Milano, il presidente Podestà. Buongiorno presidente, ben trovati. Allora, parla in diretta con il presidente Podestà, il numero 02 45 70 23 12. Ci sono tanti temi da affrontare oggi e allora incominciamo con quelli, insomma, che riguardano la politica nazionale, così sentiamo subito un suo commento in apertura. La decisione della giunta per la decadenza, che dovrà decidere sulla decadenza di Berlusconi o meno, si riparte alle 15 del pomeriggio per un voto che sembra in realtà avvicinarsi sempre più. Ma pare, questo pare, io credo che sia doveroso approfondire tutti gli aspetti anche di possibile dubbio sulla retroattività di certe norme, perché da questo punto di vista una qualche confusione mi pare che ci sia. Poi la Commissione è chiamata a fare quello che riterrà di dover fare con gli atti conseguenti. Io credo che sia peraltro giusto per chiunque di poter avere il massimo di tutela e quindi il diritto alla propria difesa, dopodiché ognuno nelle proprie funzioni ha la responsabilità di prendere certe decisioni. Quello che credo tutti ci auguriamo è che i membri della Commissione possano agire non per preconcetto, ma con serena capacità di approfondimento dei temi. Perché se si agisce per preconcetto, lasciatemi dire, in tutte le situazioni, ognuno di noi è toccato a volte da situazioni analoghe, e allora si scade come Paese, si scade come società civile. In un momento come questo noi viviamo un po' quello che ci ricordavano prima i telespettatori, un momento di crisi profonda, non arriviamo alla fine del mese, si fa fatica, cioè l'Italia è in recessione continua, nonostante timidi segnali forse di speranza, di ripresa, però siamo qui bloccati nel parlare di Berlusconi. E quando invece i problemi dei cittadini, quindi questa necessità di far ripartire il lavoro? Credo che forse questo è molto sui media. Io vengo adesso, se posso dirlo, da una inaugurazione, se vogliamo, bellissima, dove vi è stata la coniugazione tra il settore pubblico, nella fattispecie il gestore dell'energia alternativa, il GSE, che è di proprietà 100% del Ministero dell'Economia, quindi il pubblico. Vi era una realtà bellissima che è quella di Betania, e che è una onlus dove vi sono religiosi e laici che seguono le ragazze da tantissimi anni, da qualche decennio, le ragazze che hanno, soprattutto in certe fasi della loro vita e soprattutto minorenni, hanno delle difficoltà gravi, per cui il Tribunale dei Minori le affida a Betania. C'è la Suor Teresa che ci ha fatto un intervento bellissimo, devo dire. E poi il settore del privato, cioè l'azienda privata, che apporta la propria competenza e investe, perché vi è, e uso proprio le parole di Suor Teresa, un obiettivo che non è soltanto quello del profitto, ma è anche quello del bene comune. Ecco, esempi di questo tipo, adesso io ho occasione, Simona, di parlarne qua, ma mi chiedo quante volte noi abbiamo sui media esempi di positività che pure esistono e sono tantissimi. Allora, non vorrei che vi fosse, se vogliamo, una iper specializzazione dei media solo su alcuni temi e veramente ci si distolga da certe realtà, alcune complesse, difficili, altre positive, nelle quali però tutti noi siamo immersi. Allora, non dimentichiamoci quelli che sono i problemi reali della gente, sentendoli direttamente dalle loro segnalazioni. Chi abbiamo in linea? Prego, se volete interagire con il presidente Podestà, le vostre domande. Con chi parliamo? Pronto, Simona, buongiorno. Sì. Buongiorno a te, come ti chiami? Mi devi abbassare un pochino il volume del televisore. Allora, io sono Renato da Varese. Sì, Renato.
Sì, sì, l'ho già abbassato, sono quasi grazie, a zero. Grazie. Ascolta, il problema non è quanto il problema è Berlusconi. Il problema è il PD. Il problema è il PD. Allora, io faccio una domanda specifica. Il PD come fa a essere una onlus? No. Se tu vai alla festa del PD, senta, cosa ti dico? In Italia la legge dice siamo tutti uguali, tutti dobbiamo pagare le tasse. Ma perché questi signori quando fanno lo scontrino c'è scritto scontrino non fiscale? Ma perché? Va bene. Ma perché? Ma io mi domando e dico, se sulla faccia degli italiani siamo tutti uguali. Va bene. Perché? Va bene Renato, intanto ti saluto, insomma una dichiarazione un po' estemporanea rispetto a quello di cui parlavamo, però anche qui le opinioni, la ricerca di trasparenza sempre e comunque in ogni situazione, in ogni rapporto con i cittadini, questo è fondamentale. Sono d'accordo Simona, perché a parte il fatto che diventa più semplice per tutti, e con gli strumenti tecnologici dell'oggi il cittadino ha la possibilità di andare a verificare. Magari quelli della mia generazione qualche problema in più ce l'hanno, ma ormai tutti sappiamo usare internet, sappiamo accedere ai siti. E credo che il discorso di trasparenza, come hai detto, come lei dice, scusi, non so se siamo del tuo o del lei, ma insomma, è fondamentale. E c'è un punto su cui però io colgo questa osservazione, ed è: se noi vogliamo avere il massimo della trasparenza, il livello di governo che prende delle decisioni incidenti sulla vita dei cittadini deve essere il più possibile vicino al cittadino. Cosa intendo dire? Che i livelli di governo più vicini sono quelli del comune e quello della provincia. Allora, vedere che vi è in atto ormai da un paio d'anni decisamente un neocentralismo per cui si riporta a livello romano, se non a livello addirittura comunitario di Bruxelles, un insieme di decisioni. Ma ragazzi, ma chi è che riesce con ognuno di noi ad andare a verificare l'utilizzo proprio delle risorse? Più lontano è, più difficile è. Allora, su questo io credo che invece si debba dare diciamo maggior peso agli enti locali e alle autonomie locali, e lo dico in un momento in cui molti, per un fatto mediatico fondamentalmente, per un fatto di captatio benevolenze dei media, hanno deciso di abolire queste benedette province. Posso dire, ma ad esempio, io sono andato a vedermi coloro che hanno votato a favore della realizzazione delle ultime province, no? Monza e Brianza, Albate, eccetera. Beh, Presidente del Consiglio e Vicepresidente del Consiglio erano tra coloro che hanno alzato la manina a favore pochi anni fa. Allora non è che si possa cambiare e obbligare tutti noi cittadini, a non avere più un'interlocuzione che da decenni, anzi da 150 anni, è l'interlocutore della realtà della vita di tutti i giorni, e non sapere se domani sarà la regione, sarà un'unione di comuni, sarà il comune, per quali funzioni. Allora cerchiamo di fare trasparenza, ma con la correttezza, e non prendiamo in giro la gente con certe decisioni. Andiamo a dare il benvenuto a Cesare Cadeo, che ci ha raggiunto nuovamente. Buongiorno a tutti, tanto buongiorno a tutti, grazie ci porta Simona. Sempre delle liete notizie, perché abbiamo parlato, devo dire che abbiamo ritrovato... Ci porta la buona novella. Sì, sì, carina Simona. Ma ragazzi, sì, ma per almeno mi porti delle immagini anche belle bucoliche, sì. Di un grande verde, di una grande, insomma, Milano che si ritrova nell'idroscalo. Perché l'altra volta che abbiamo parlato dell'idroscalo, ho visto che su Facebook si sono poi scatenati un po' di commenti, alcune a favore, altre contro, sull'idroscalo, se è pulito, se effettivamente come prima. Allora si è innescata anche una bella discussione, quindi con piacere ritorniamo grazie. A parlarne. Grazie a voi. Ma soprattutto a scoprire se ci sono delle nuove iniziative previste a stretto giro. Sì, certo, perché devo dire che la fortuna, ecco, vedo Podestà, è che sei sempre stimolato, no? Per cui anche noi ci lavoriamo dentro, alla fine diciamo sì, è vero, possiamo fare delle cose fantastiche. Domenica 15 inauguriamo tre cose meravigliose, non so se il Presidente l'ha già accennato. No, l'abbiamo assorbito con altri problemi. Ah, beh, cioè. No, dunque voi sapete che il Parco dell'Arte è ormai una grande realtà,
20 sculture fra i più grandi scultori italiani, è solo l'inizio, perché l'amico Guido ha detto: voglio che diventi un parco interamente dedicato all'arte. Quindi queste sono le prime 20 sculture, e la cosa più bella è che lui ha ricevuto una email bellissima dalla... Grazie all'ospitalità di Simona. Esatto, spiegalo. Esatto, perché la famiglia, gli eredi di uno dei più grandi scultori italiani, che riposa fra l'altro al Famedio a Milano, che è Sessa, hanno scritto dicendo: abbiamo visto in trasmissione che volete inaugurare questo grande parco dedicato all'arte, saremmo onorati di poter donare all'amministrazione provinciale, al parco dell'arte di Toscalo, anche un'opera del nostro grande congiunto, proprio perché crediamo che sia un'operazione d'altissimo valore culturale e per noi anche sentimentale. Quindi saremo donati di donare alla provincia di Milano anche una questa scultura. Grazie a Sette Gol. Grazie a Sette Gol. Questo mi fa veramente un immenso piacere, ma mi fa ancora più piacere quando mi avete spiegato l'altra volta che questa operazione, investire intanto sulla cultura in un momento come questo, credo che sia fondamentale, anche se rischiosissimo. Ma quello che mi avete detto è che c'è stato un investimento da parte dei cittadini a costo zero. No, zero. Assolutamente. Anche qui, lui non lo dice mai perché è modesto, ma lo dico io, lui ha convinto una grande fondazione bancaria, che è la Banca del Monte qui in Lombardia, a sposare un'iniziativa di questo tipo. E quindi grazie all'intervento della Banca del Monte abbiamo potuto posizionare, perché non è stato semplice, come potranno vedere coloro che ancora non sono venuti, si tratta di sculture anche di grandissime dimensioni, fino a 13 metri, quindi trasportarle, assicurarle, non è facile. Devo dire che i cittadini per il momento stanno rispondendo benissimo, perché le stanno rispettando, capendo il grande valore, e quindi sì. Ma noi ci avviciniamo quindi con questo mix cultura, sport, natura all'Expo? Noi ci avviciniamo con qualcosa, perché una volta mi ha colpito quello che ha detto Guido Podestà, per andare oltre l'Expo. Cioè, Expo è la grande occasione, la grande opportunità. La verità è che questo è un parco che andrà oltre, che andrà nei prossimi decenni, e credo che adesso si sia tracciata la strada per una riqualificazione totale. Posso? Certo. Oltre l'Expo, perché resterà negli anni futuri a disposizione dei cittadini del nostro territorio. Ma noi abbiamo offerto già un anno e mezzo fa a Expo S.p.A. questa come la seconda piattaforma, oltretutto posizionata a fianco a Linate, quindi comoda, anche devo prendere l'aereo, magari ci passo due ore prima, e vicina anche a quella che sarà la stazione di Segrate, dove si attesterà l'alta velocità proveniente da Venezia un domani. Quindi è una localizzazione fantastica. Abbiamo trovato una situazione che poteva essere migliorata grazie a Cesare Cadia e ai suoi. Veramente, c'è una cosa che vorrei dire: nulla si può fare se non con passione. E loro hanno messo, lui ha messo, le sue persone hanno messo una passione straordinaria, ha creato uno spirito di squadra unico, e noi domenica questa, lo possiamo dire, anzi lo vogliamo dire, certo, se c'è permesso, noi avremo l'apertura ufficiale di questo parco dell'arte, no? Con questa ventina di prime grandi sculture. E la Poi, gente può venire tranquillamente a questa inaugurazione? È il più grande parco dell'arte pubblico. Cioè, a che ora fate questa inaugurazione? Iniziamo alle 16. Allora, iniziamo alle 16 con l'apertura del nuovo parco per i bambini, un'aggiunta con tutti i giochi d'acqua, anche questo completamente a disposizione gratuita, e grazie all'accordo che il Presidente Podestà ha fatto con la Regione Lombardia, in un accordo quadro per cui la Regione ci ha aiutato, ed è uno spettacolo. Portateci i vostri bambini, fatelo da partire da domenica, e domenica iniziamo, c'è già una grande parte fatta negli anni, e anche qui una cosa bella, stiamo credo vedendo adesso da queste parti il filmato sotto. Ecco, questa è la parte nuova che verrà inaugurata, qui è ancora cantiere, e ci sono fra l'altro in massima sicurezza, lo voglio dire ai genitori, perché sono tutti fra l'altro certificati a livello europeo, quindi sanno che i bambini non si possono fare male, perché il materiale è usato, ecosostenibile, è stato seguito tutte le procedure. Guardate che spettacolo, ecco qui. Spero che il Presidente Podestà sia contento della sua, lavoro fatto, della sua intuizione. Io spero che i cittadini siano contenti, no, e vadano a sperimentarlo. No, noi ci poniamo sempre il problema, perché sennò andiamo a casa tutti. No, però voglio dire, saranno loro a dirci, no?
facendo giocare lì i bambini la loro gioia. E se posso, perché so che poi i tempi televisivi sono, ahimè, molto brevi, vi è una cosa bellissima che io credo dovrebbe inorgoglire tutti noi. Abbiamo fatto il Parco dell'Arte, inauguriamo domenica anche il nuovo villaggio per il bambino e abbiamo il Giardino della Memoria. Che cos'è? È un luogo, sempre qui all'Idroscalo, dove ognuno, se vuole, può dedicare una pianta, un arbusto, a una persona cara, vivente o no. Deve dare un contributo perché c'è un costo per la pianta. Pure semplice contributo. Vi è una cooperativa dove tra l'altro lavorano anche persone che sono detenute nelle carceri di Bollate. Voi sapete che abbiamo un rapporto di grande collaborazione con il sistema penitenziario per aiutare le persone che verso la fine della loro pena di reclusione devono reinserirsi nella società. Ebbene, chi vorrà lo potrà fare, io devo dire lo dedicherò a mia sorella Flavia che era una grande giornalista e il 28 di gennaio ricorrono i 10 anni della sua scomparsa. Avremo i genitori di Yara, tutti sappiamo questa ragazzina che è stata barbaramente uccisa, ci saranno loro, ci saranno altre persone, figli di dipendenti, viene dedicato, quindi non solo persone scomparse ma anche la nascita di un bambino è un'occasione ed è un modo di dare memoria a noi stessi e agli altri che credo sia una cosa bella che possiamo fare mettendo a dimora alberi, cioè cose vive ed è quello che credo si possa e si debba fare. No, vuoi il gossip? Sentiamo, questa dai. Qua è un'idea venuta alla signora Nevia Podestà che ha detto, e no, tu lo dico io, questo, ma questa è la verità, io, che ha detto, so ma c'è questa se. Cosa straordinaria. Poi lui era andato a vedere in Armenia il cimitero della memoria fatto in Armenia. E allora tu dici, è questa idea bellissima che sarà fra l'altro un aiutare vieppiù lo sviluppo florovivaistico al Parco di Idroscalo, che deve diventare, prima di Expo questo sarebbe bello farlo, davvero la porta fiorita dell'arrivo a Milano da chi scende a Linate e si ritrova una meraviglia di questo tipo. All'inizio del nostro periodo di 4 anni noi avevamo avuto un obiettivo di mettere a dimora in questi 5 anni 1 milione di alberi. Abbiamo superato abbondantemente la metà di questo numero, non siamo riusciti ad arrivare al 1 milione di alberi, fino alla fine del mandato ci impegneremo, ma credo che la cosa importante sia aver tracciato una strada per la riforestazione del nostro territorio. Una volta la Lombardia era coperta da boschi, l'esempio forse di maggior significato da questo punto di vista è il Bosco di Cusago. Non so se i nostri ascoltatori lo conoscono, ma è veramente qualcosa che ha un valore dal punto di vista storico e ambientale straordinario. Torniamo a sentire i cittadini. 02 45 70 23 12, prego, che abbiamo in linea. Però... ciao Simona. Ciao a te. Sono Luigi da Milano. Ciao Luigi. Senta, volevo fare una domanda ai tuoi ospiti. Vai. Una volta, quando si faceva domanda per entrare in un'istituzione pubblica, bisognava presentare anche la fedina penale. Sì. Si usa ancora? Per essere assunti? Sì. Allora, nelle istituzioni chiede. Come assunzione, perché quando io prima parlavo del fatto che noi facciamo lavorare persone che sono recluse, naturalmente che abbiano l'autorizzazione da parte del giudice a poter uscire alcune ore durante la giornata, queste persone sono all'interno di cooperative, cioè non è che vengono assunte dalla provincia. Tra l'altro in questo momento le province non possono assumere, perché voi sapete che vi è una disposizione di
tagli pesantissimi, per cui anche la rotazione è assolutamente scarsa. Io devo confessare la mia ignoranza, signor Luigi, non so rispondere a questa domanda, mi permetterei, Simona, di affidarla a una vostra prossima trasmissione, perché non voglio dire sì c'è ancora, no non c'è, se non sono sicura al 100%. Però per lei personalmente, indipendentemente dalla legge... Forse lo sai tu. Allora, dato saluto il signore. No, perché probabilmente, magari mi sbaglio, lui faceva riferimento, perché abbiamo detto che la cooperativa dei carcerati, di detenuti in corso, e forse la domanda era provocatoria in senso positivo, quella del signor Luigi, ma questo è un accordo per aiutare il reinserimento. Senti, e qui è previsto da un accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia. Però su questa domanda, magari anche dal punto di vista dell'assunzione negli enti locali, rispondere se è necessario o no, io non lo so dire in questo momento, Simona, se vorrà... Ma per lei, per lei personalmente è importante? Il fatto della fedina penale? Guardi, io credo che nel momento in cui uno ha pagato il proprio debito alla società, è un cittadino che ha gli stessi diritti degli altri. Noi facciamo il 15 di agosto, tutti gli anni, la giornata della restituzione, dove i carcerati vengono, lavorano nell'interesse pubblico, per il bene comune, con le loro famiglie all'idroscalo, lavorano mezza giornata e poi si dedicano a fare il bagno, a giocare, a fare il barbecue, e che è anche un modo per far sì che queste persone che stanno pagando il loro debito alla società però abbiano la possibilità anche di avere, per quanto è possibile naturalmente, un reinserimento agevolato. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Allora, prendiamo subito la telefonata e intanto torniamo a parlare dell'idroscalo con le immagini che soscorrono in sovrimpressione, con i progetti futuri, perché domenica c'è questa importante inaugurazione, quindi molto dedicata, da quello che ci avete fatto capire, ai bambini, che potranno anche, alle famiglie, che potranno avvicinarsi anche a scoprire anche un percorso artistico, non solo quindi all'area quindi cultura, gioco. Arte, gioco, relax, memoria. Credo che siano momenti che poi arricchiscono una realtà che è una palestra all'aperto, cioè un campo gara a livello mondiale, dal punto di vista del canottaggio, del kayak, da tantissimi punti di vista. La balneazione chiude questo weekend sì. Quindi abbiamo tenuto aperto in tutti questi mesi, adesso chiuderà, e la cosa che riempie tutti noi di soddisfazione è che vi è stato un incremento del 25% delle persone che sono venute rispetto all'anno scorso. E ringraziando Dio, devo dire che tutto è andato assolutamente per il meglio. Quindi un bilancio positivo. Sì, perché in questa città funziona molto il passaparola. Io dico sempre che Milano, la sua provincia, che è un territorio enorme, molto vasto, con milioni di persone, però forse credo che sia tradizione. Anche laddove magari non c'è una particolare attenzione dei cosiddetti media, ci pensa il cittadino dicendo: ma sei stato all'idroscalo? Sì, ma me lo ricordo, sono stato 40 anni fa, era minga troppo un bel posto. No, ma devi andarci adesso. Questo sta funzionando e, come diceva il Presidente, più 25% quest'anno. Secondo me è una grande soddisfazione. Avete altri obiettivi per migliorare ancora di più il risultato positivo? Quindi questo è sicuramente un progetto, abbiamo capito, molto importante, su cui c'è un investimento anche serio, perché poi durerà per sempre, insomma. Assolutamente sì. Io dico che una delle cose belle che ha fatto l'amministrazione diretta dal Presidente Podestà, che credo, sento che l'ha fatto, io lo dico scherzando e mi perdonerai, a prova di cretino, cioè in futuro credo che per farlo ritornare a com'era una volta, in certi aspetti legati sia alla sicurezza che al rispetto del paesaggio, dovranno impegnarsi molto, perché è stato fatto un buon lavoro, credo. Un minuto solo. Guardate, il presidente della provincia può cercare di agevolare, ma sono le persone che vi lavorano che fanno la differenza, e quando si crea quello spirito di squadra, quella forte passione per ciò che si fa al servizio comune, i risultati sono quelli che Cadia e i suoi hanno portato. Vorrei tornare sul discorso del giardino della memoria, ricordando che tutti i cittadini possono fare questo. Vi sarà ad esempio un bambino, Pietro Mauri, che dedicherà al papà scomparso Luca un albero, vi saranno dei dipendenti che lo dedicheranno al marito e moglie, al figlio nato da pochissime settimane. Ecco, veramente,
è un momento dove sarà bello dedicare a una persona che amiamo, che abbiamo amato, qualcosa di vivo. Io veramente invito tutti a pensarci, a riflettere, a seguire questa cosa. E poi cosa. Sai chi ci sta aiutando in questo? Il cittadino, che nella quasi totalità assoluta i frequentatori rispetta il parco. Ma questo sai che è un aiuto fondamentale. Stavo pensando la stessa cosa, perché è importante anche la coscienza civica. Assolutamente. Di noi. Non strappi più i fiori, Simone. No, vedi. Ma ti dico, l'hanno strappata la prima volta, ancora qualche anno fa. Li abbiamo ripiantati perché c'è un'isola, c'è un'isola fiorita, sì. Però Simona, scusa, devi venire. Sì, assolutamente, ah. Assolutamente. Questo è un impegno che mi prendo perché io sono stata tanti anni fa con Cesare Cadeo all'idroscalo e mi farebbe piacere rivedere. Io l'avevo visto quando c'era una serie di progetti, mi ricordo, di spettacoli, e da come avete descritto ho detto devo andare a vedere quali sono state le modifiche fatte. E come abbiamo già detto l'altra volta, lo ripeto, vi è un bellissimo progetto che è quello di farlo diventare anche una sede per ospitare studenti universitari, ricercatori, in modo tale che si crei finalmente un campus che non avrà nulla da invidiare ai più grandi campus americani. La metropolitana 4 per Expo, quindi tra un anno e mezzo, arriverà a Linate, per cui queste persone potranno essere in Piazza San Babila vivendo in una realtà di natura, di ambiente, di cielo aperto. In un quarto d'ora, 20 minuti, sono al centro di Milano. E questo è qualcosa che ancora una volta non costerà una lira ai contribuenti. Lo faremo in concessione, non avremmo i mezzi per farlo, ma facciamo in modo che ci sia della positività che poi nel tempo, tra l'altro a distanza di anni, diventerà patrimonio proprio dell'ente provincia, se ci saranno ancora, o come si chiamerà, non lo so, città metropolitana, quello che vogliamo. Leggo dalle mail che ci stanno arrivando che però un'osservazione frequente dei cittadini, ce l'hanno fatta anche l'altra volta, sì, è su come vengono tenuti i parchi in generale, perché mi denunciano una noncuranza generale, soprattutto per quanto riguarda magari la presenza degli stranieri. Mi dicono: guarda, andiamo lì, non possiamo stare, ci sono sempre tanta gente, le bottiglie per terra, e fanno casino e si ubriacano. Guarda, allora, no, ti dico subito, tu sei molto carina, non so se posso.